Prudenza prima di tutto, il numero di vittime ancora altissimo e la corsa delle varianti non ammettono allentamenti. Nel nuovo decreto Covid sarà confermata dunque la divisione in fasce di rischio, gialla esclusa. Dal 7 al 30 aprile tutte le regioni dovrebbero essere arancioni o rosse. Rallentare la diffusione del virus, oltre che con chiusure e restrizioni, anche con la norma in arrivo sull'obbligo vaccinale per i sanitari, pena la sospensione dal lavoro senza stipendio, previsto anche lo scudo penale per i medici somministratori. Capitolo scuola, confermata dal 7 aprile l'apertura in presenza dai nidi alla prima media anche in zona rossa, con la novità questa volta del divieto per le regioni di decidere in autonomia nuove eventuali chiusure. E l'Italia bicolore aspetta il lockdown di Pasqua. Il 3, 4, 5 aprile tutto il paese si colora di rosso, chiusi negozi, bar e ristoranti, vietato spostarsi tra regioni, sì alle visite a parenti e amici una volta al giorno, massimo in due coi figli under 14. Nel weekend più controlli, saranno 70.000 gli agenti chiamati a vigilare sul rispetto delle misure, assicura la ministra dell'Interno Lamorgese. E dopo il boom di prenotazioni per le feste arriva anche la stretta sui viaggi all'estero. L'ordinanza del ministro della Salute dispone l'obbligo di tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e un altro test per chi arriva o rientra dai paesi dell'Unione entro il 6 aprile. Ma a preoccupare sono anche gli spostamenti verso le seconde case e alcune regioni si blindano.